Hai finito? Hai ciò che ti serve. Per ora sì. Ok, senti, guarda che lo capisco, se hai paura. Non ho paura. Nessuno mi obbliga a restare. Ma io non ti ho chiesto di andartene. Dovrai fare di meglio. Mi servirebbe aiuto. Mi servirebbe il tuo aiuto. Siamo una squadra? Sì, siamo una squadra. Non giochi mai in squadra? Direi di no. Era così difficile? No. Iniziamo allora. Certo. Bene, tuffiamoci e vediamo che cosa scopriamo. Sì, ma perché sta parlando con il tizio che ha ucciso? È una confessione. Sì, ok, ma è stupido. Papà, ti prego, smettila. Dell'appartamento di balle tette. Sembrano pietre avvolte in carta bagnata. Ah, l'appartamento F. Bizzarro. Ma carino. Me lo farei. Ah, e poi c'è l'appartamento M. Sei un trafficante di droga, eh?
Non vedo l'ora che qualche drogato ti incapricchi e si scopi il tuo cadavere. Ah, è ora di cambiare pannolone. Sicura che quell'IP sia qui? Sicura, ai piani superiori. Come li raggiungiamo? Grazie alle telecamere. Guarda, hanno cablato a mano dappertutto. Non sono i soliti tempisti. Sono armatissimi. Sembra una fortezza. Non vedo modo di entrare. Ehi, ma che cazzo ti prende? Oh! Oh! Sec del cazzo. Un gruppo di ragazzini ricchi che non ha mai visto la strada. Sanno programmare, sì. Li ho visti all'opera, sono bravi. Ma non hanno strutture di supporto. Se la polizia li trova, sono finiti. Io invece abbaio e mordo. La polizia mi gira alla larga. E non devo nascondermi dietro una cazzo di maschera. Il DedSec è una moda. L'hai già fatto, vero? No comment. Quella parte? Infilaci dentro lo skimmer. Legge i bancomat e ci manda i PIN via Wi-Fi. Chiaro. Meno male che ci si mette poco a modificarli. Dobbiamo aggiornarli per le nuove tessere col chip. Non ti preoccupare, abbiamo già risolto. Nessuna legge può fermarci. Come dice Iraq, adattarsi ai cambiamenti. E questo è il segreto. Lo sai? Dai, allora. Dai, cazzo. Sì, brutto stronzo. Proprio così, ti ho in pugno. Ti ho in pugno. Niente, un cazzo. Non vale un cazzo. Ora ti spacco il culo, rassegnati. Coglione, vaffanculo. Così stai parlando. Vaffanculo. Che può fare? Dai, dai, vaffanculo. Adesso ti faccio fuori. Guarda, tanto come stai ti solo questo. Guarda, giocare a questo è proprio uno stronzo. Sì, sono stronzo, guarda qua. Non sei altro che un pezzo di merda. Dai, porca, un pezzo di merda. Stai preso. Bravo, adesso ti faccio il culo un'altra volta. Sai guardare. Guarda, guarda. Porca, preso. Riproviamo. Non vale niente, non vale niente. Guarda che roba. Riprovare? Riprovare, sei sicuro? Ok, dai, sì. dai, andiamo. Okay. Allora non c'è problema, sono sempre pronto per quelli come te. Forza, merda. Forza, sei pronto? Dai! Tanti soldi ce li ho, quasi tu devi preoccuparti. Lo sai? Dai, allora, dai, capo! Sì, brutto stronzo.
mettere sotto dai V e soprattutto dalla nonna. E mio cugino non mi fermava. Quello era già bello che morto. Paga la mia protezione. Ehi, amico, è tutto un equivoco, capito? Tira, ha detto! Amico, tu devi... No, amico, solo che... Ehi, ascoltami, ok? Ah, qui ci vivevano. E ci morivano. Imprenditori. La polizia controlla ogni angolo e porta via i pesci piccoli. Che non sanno come proteggersi. E libera la concorrenza. Se sapeste quello che so io, e poteste fare quello che faccio io, prendereste il loro hardware e lo usereste per proteggervi. Prendete il mio castello. Ai sistemi di sicurezza più avanzati, pagati dai contribuenti di Chicago. Grazie a tutti. Ci siamo. L'indirizzo IP proviene da quella stanza. C'è una serratura elettronica. Merda.